Fresh boy on the beat. Sono forme che si creano, disegni che i pensieri elaborano. È arte rappresentare ciò che hai dentro, è arte chiusa in un museo. E ciò che crei è il riflesso dell'anima. Il trono Achille, la guerra, la storia, la gloria. Una voce da cavallo di battaglia a rappresentare un posto che ancora sai quanto ci crede. È tutto bello da vedere come da scrivere. Comporre, creare per vivere, per abbellire ciò che tu vedi stereotipo, però che divina rappresentare qualcosa di più approfondito, di più approfondito. Divinità, curiosità, visitare questo è come fare un tuffo indietro. Chi l'ha creato? Fare un passo nel passato, vedere elaborato ciò che appartiene a un altro. Il trono, la successione, la donazione, perché siamo una popolazione che unità ci crede a dare un senso al posto nostro. Mettere in mostra ciò che crea un uomo da quella fantasia che in fondo ha abbellito un mondo. Senza arte io non so cosa farei. Riportare ciò che c'era ieri ai giorni miei, ai giorni nostri, agli occhi vostri può sembrare banale. Vivere senza arte io non so cosa farei. Riportare ciò che c'era ieri ai giorni miei, agli occhi vostri può sembrare banale, ma c'è chi senza arte non può vivere. Apri la mente che sia l'anima a creare, a modellare ciò che sa immaginare. È come dare un senso alle tue idee, dare un senso a ciò che pensi indifferentemente da tutto il resto. È la tua opera, è il tuo riflesso, è il tuo talento. L'arte è liberare ciò che hai dentro. Modelliamo noi stessi, creiamo una nostra figura, perché noi siamo un'opera, io il creatore. Il nostro corpo è la scultura, è dura vivere senza arte, perché produrre è come volare, è come fare un salto dentro a ciò che credi. Andare oltre, sentirsi un po' poeti, sentirsi un po' noi stessi nell'arte. Sai quante volte trovo la pace dei sensi? Senza arte io non so cosa farei. Riportare ciò che c'era ieri ai giorni miei, ai giorni nostri, agli occhi vostri può sembrare banale, ma c'è chi senza arte non può vivere.